L'oggetto simbolo del movimento ambientalista? La borraccia. Da riutilizzare all'infinito, consente di non aprire troppe bottiglie di plastica, aumentandone la dispersione nell'ambiente e aumentando quindi l'inquinamento globale. Le borracce che oggi vediamo così diffuse sono in vetro, in metallo, in plastica stessa. Ma avreste mai pensato ad una borraccia in legno? È sempre tra i reperti etnografici del Museo di Antropologia dell'Università di Padova che abbiamo cercato le tracce di un mondo plastic free. Questa borraccia è simile a quelle utilizzate dagli antichi turchi. È realizzata interamente in legno, con dei ganci in metallo che servivano per fissarla alla cintura. È finemente decorata ad intaglio con dei motivi circolari, campiti da fitti zigzag. La cosa più particolare? La sua forma. La borraccia è a forma di cuore. Si trova a Padova perché durante una delle varie missioni che il Museo di Antropologia svolse in Vicino Oriente, venne acquistata presso un antiquario. Nei resoconti arrivati fino a noi, si dice però che questo antiquario vendesse oggetti molto eterogenei. Per la borraccia a forma di cuore non abbiamo informazioni certe per quanto riguarda il luogo di provenienza. Possiamo però supporre che provenga dall'attuale Turchia.